Ci troviamo questa mattina in Viale Trieste a fianco della sede rinnovata di Pesaro Studi per tornare a parlare dopo appena un anno delle problematiche riscontrate da Giovanni Del Monte, consigliere di quartiere di Santa Veneranda. Una serie di problematiche riscontrate anche dai numerosi frequentanti della spiaggia libera qui alle mie spalle, una spiaggia libera che presenta diverse problematiche che lo stesso Giovanni Del Monte ci ha segnalato. A distanza di un anno è come ancora l'anno scorso. Allora, verso il muro di Villa Marina, dalla parte dove c'è le scuole, c'è quasi un metro di sabbia alzata, no? Che poi ci sono le strisce pedonali, che quella sabbia viene tutta nelle strisce pedonali, ma il primo tratto di questa pedana le cose sono tutte rotte, le lastre, e sopra c'è la sabbia, la gente va giù con la carrozzina, con i bastoni da qua. Quella è una zona che non vanno gli oligarchi al mare lì, ma vanno gli operai, vanno i pensionati, si portano l'ombrellone, si portano queste cose qui, e quindi va tenuta pulita come dentro casa va tenuta. Più in giù c'è quel gioco dei bambini con quella rete che arriva a coprire un'altra pedana, quella è dei privati. Se qualcheduno in comune riesce a capire che lì deve essere spostata di mezzo metro e la sabbia non deve venire sul passaggio che si va giù al mare, perché anche lì le donne, quando arrivano lì con la carrozzina, devono spostarsi sull'altra, attraversare per andare sull'altra pedana. E quindi cosa costa? È l'erba. Anche quest'anno l'hanno tolta il comune, ma l'ho tolto anch'io, perché continuamente sta crescendo. Se tu porti via la sabbia da quel punto lì non cresce più niente, non cresce. La spiaggia libera è libera, sì, di che cosa? È libera che tu ci puoi andare nella spiaggia, però in quella spiaggia va sistemata. Allora, i bagni non ci sono. I bagni per andare al bagno, per andare a fare la pipì, bisogna andare a quello del porto, bisogna andare. Quindi anche lì va messo un bagno, perché quella spiaggia è lunga 200 metri e larga più di 60 metri. Adesso la sabbia arriva verso il muro di Villa Marina, dove sta andando dentro già, dove c'è i cancelli, è già andata dentro, è già andata. Quest'anno andava portata indietro. Di chi è a me non interessa se marca molti servizi che deve fare. Il comune deve imporre queste cose qui. Lo scorso anno avete segnalato la presenza di pedane che erano al di fuori del loro posizionamento, sono state rimosse, però voi chiedete dove sono finite quelle pedane. Possono essere utilizzate per quel pezzo che manca all'ingresso della spiaggia libera? Qua mancano, ci sono quelle rotte, ci sono quelle che mancano completamente, e mi state dicendo che non avete i soldi per comprarle. A parte che non costano miliardi, non costano, però quelle dell'anno scorso intere, dove sono andate a finire? Le ha mangiate qualcheduno, hanno fatto i panini? A due passi dalla spiaggia libera sorge il riqualificato parcheggio di Villa Marina, un parcheggio riasfaltato, valido anche secondo Giovanni Del Monte, ma non mancano i problemi anche in questo caso. È una cosa fatta molto bene. Il parcheggio, il comune in questa cosa ha indovinato una bella roba a rifare questo parcheggio, quest'anno l'ha anche asfaltato, ma per andare in questo parcheggio tutte le vie che per andare bisogna passare per forza in via Gorizia. La via Gorizia è un campo arato, tutte le piante hanno buttato fuori le radici, quindi devi schivare con le macchine, devi schivare con i motorini, devi schivare con le biciclette. Si poteva benissimo magari lasciare un altro anno senza asfalto il parcheggio e sistemare la strada, la via Gorizia che porta al parcheggio e la via Napoli che si esce poi per ritornare a casa. Tutti devono passare per forza in queste due vie, non ci sono altre soluzioni.